Ciao a tutti ragazzi, qui è Buttafuori e oggi sono qui per iniziare la campagna di Mount & Blade Warband. E appunto, volevo farvela vedere. E già che ci sono, come potete vedere, sono riuscito a metterlo anche in italiano al gioco. Più avanti vi spiego come si fa. Adesso iniziamo già. Inizia una nuova partita. Bene. Suggerimento numero 4, vabbè. Ti giunga il benvenuto nel mondo Meteoroso Mountain Blade Warband. Prima di cominciare a giocare, hai creato il tuo personaggio. Ora nella società tradizionale rappresenta il gioco la politica. Sì, vabbè. Seleziona il sesso del personaggio, maschio. Sua data di nascita ha avuto luogo in una terra molto lontana. Tuo padre era. Vediamo un po'. Cos'è? Un cacciatore facciamo. Sei figlio di una famiglia che viveva nei boschi. I tuoi genitori cacciavano e tagliavano legni. Come potete vedere, già la trama è molto personalizzata, però fatta davvero bene. Ci ha dato a conoscere il mondo da quando hai imparato a camminare e parlare. Da giovane eri. Sì, vediamo un po'. Sono un po' indeciso. Facciamo apprendista di un artigiano, così per creare le armi non ci sono problemi. Ho imparato a commerciare grazie ad un artigiano locale. Dopo anni di duro lavoro e studio, trovo il tuo nuovo maestro. Promozione e la qualifica per l'assunzione come sono esperta come artigiano. Quindi crescendo a vita di sempre è cambiata, decidi di. Faccio lavorare il ferro, così può tornarmi utile per creare le armi. Bene. Cosa mi ha spinto a prendere questa decisione di avventura? Boh. Sono un po' indeciso. La brama d'avventura, questa mi piace. Spirito avventuroso e cavalco il destino, ok? Ma sì, dai, uscire a salvare. Nome, ovviamente. Butta. Ah, questo lo dedico a quelli che mi chiamavano Buttafiori. Oh, dai. Il primo a chiamarmi così è stato Bionic. No, sì, lui. Mettiamo dunque. Se voglio fare. Deciso di fare il mio personaggio arciere, dunque. Lo metto. Poi metto carisma che mi serve per reclutare truppe. Forza. Agilità. Metto anche intelligenza, dai. Fra le tattiche. Resistenza. Controllo dei prigionieri, comando c'è già, persuasione per convincere i contadini a unirsi alla mia causa. E qua, non so se fare, devo fare prima di tutto arciere. Tiro con l'arco a cavallo. Sì. Poi cavalcare, dov'è? Lancio potente, tiro potente, tiro con l'arco cavallo già messo. Ma sì, dai, maestria nel lancio potente, tiro potente, lancio già, lancio potente, no, anzi, maestria nelle armi, ah, c'è già, scusate, vabbè. Facciamo. Cavalcare, ecco qua. Ah, c'è già, per fortuna. Sono
Scudo. Lancio potente. Ok, ora sono di... Scusate per questa indecisione. Addestratore per addestrare le truppe. Anzi, mettiamo anche colpo potente. Archi, balestra, armi da lancio, armi in a mano. Perfetto. Ora sono pronto. Scegliamo il personaggio. Mettiamo più giovane possibile. Cambiamo pelle. Oh, casuale, dai, vediamo un po' che faccia. Oh, guarda. Veramente. Certe facce. Non lo voglio barbuto. Quasi quasi cambiamo anche. Oh. Senza barba però. Pelato? No, dai. Boh, vabbè. Prendere... Ha un po' la faccia da pesce. Però... Non mi va neanche di perdere troppo tempo a sceglierlo. Dice Montesi. Che pesce. Decido di unirmi ai Viger, che hanno davvero degli ottimi arcieri. Ok. Adesso c'è da affrontare la carne bastarda. Eccotelo lì. Te. Pesce. Fare battere da un pesce. Che carne bastarda. State bene? Vedo che siete in vita, per fortuna. Sono sicuri. Ah, andiamo avanti. Mercante conduce la casa. Bene. Questa è la sua abitazione. Oh, che dire. Non è certo la casa di un nerd scavatore, eh. Che vi aspettavate? Lasciate che vi spieghi meglio la mia proposta. Sì, ha una carovana questo. Ok. Nel pesce. Ok. Adesso andiamo sulla mappa. Molto bene. Oh, qui ci sono i banditi. Meglio evitarli. Più che altro per loro. Non hanno voglia di unirsi ai contadini. Meglio che mi attrezzi per bene. C'è il torneo, quasi quasi partecipo. È ora di combattere. No, stordito. Via la squadra rossa. Vedete il bello di questo gioco? Ci sono anche i tornei medievali. Che appunto rende molto più realistico il medioevo.
la squadra blu sanno che avversari hanno di fronte. Viene messo l'angolo. Eh no, non mi avrete così facilmente. Mi deroccare la pelle. Beh, questi tre pensano di potermi fermare. La mia furia è inarrestabile. Beh, due sotto il cavallo. Come dice il detto, non c'è due senza tre. Dai, tanto inutile, non mi prenderete mai. Guarda, eri fieri. Ah, forse ho fatto un errore a fermarmi. Vai, prima persona. Ah, meglio forse... Si ferma e prendo la rincorsa. Sentili, il pubblico. Tanto... No, ho perso. Schifosi. Vabbè, non si può sempre vincere. I'm gonna break your legs. Nice and slow. Combatto. 8 contro 1. Direi che è un po' svantaggiosa questa questa battaglia. Ovviamente per loro. Ma sì, dai. Mi affronto senza paura. Dov'è il nemico? Otto contro uno, eccoli lì. Guarda lì. Con i sassi loro. Cosa credete di fare voi a torso? Vi schiaccio tutti col cavallo. Guarda. Poi va di battuta. E un emoto. Pensate di avere qualche chance contro di me. Manco a 10 potete sconfiggermi. Poveracci. Però non ho neanche iniziato io a combattimento. Sono loro che si sono cercata. Guarda che massacro. Questi sono solo dei banditi, non dei soldati scelti. Cosa credete di fare voi? Guarda quello che si ritira. Dove credi di andare? Devi morire. Vieni qui, ispezione del pene a sorpresa. Non da parte di La Pepino, ma da parte della mia spada. Ah, hai fatto male. Ops. Beh, grava, cosa vuol fare questo? Ed eravate 8 contro 1, 8 contro 1.
Il pesce vince ancora. Epico. Questa battaglia sarà ricordata nella storia. Bene, però io mi tengo la mia corazza. E ho preso anche soldi. Bene, dai. Vado a reclutare truppe. 6, buono. Vediamo un po' le truppe. Eccoli qui, soldati Vaegir. Anzi no, reclute. E ora i disertori. Siamo uomini liberi, combatteremo soltanto per noi stessi. D'ora in avanti, ora dateci il vostro oro o assaggerete il nostro acciaio. Sempre da vedere che sapore ha. Adesso c'è un esercito. Dove sono i banditi? Eccoli lì. Prendo bene la mira. Nell'erba. Dai. Preparatevi. Truppe all'attacco! Quello lì è che già pellotti. Aia. Pasqua. Ho sbagliato tasto. Questi qui hanno una mira. È ora di infilzarvi. Dai, vieni qui te. Tu che hai lanciato sta roba. E anche tu, schifoso. Lasciate stare i miei soldati. Sì, beh, qui. Qui altro che il sergente di arma ci vuole con questi qua. Cerca di sconfiggere tutti. A me tocca fuggire. Hanno catturato. Merda, mi hanno catturato. Vabbè, non si può sempre vincere. Dove mi stanno portando? Ecco. Mi tocca fuggire. Quei froci voleva fare qualcosa a me. E adesso ve la farò pagare cara. Stavolta libererò i miei soldati schifosi. Avrò la mia vendetta. Stavolta faccio vedere io l'acciaio. Spadata. Se metto io i trucchi, non ce n'è per nessuno. Dunque, vedete di usarli anche voi. Battuto 8 briganti da solo. Figuratevi se non batto voi. Spadaccino che sopra il cavallo che va avanti con la lancia conficcata. Guarda. Merda. Ora si mette male. Non vi è... Potete venire anche 50, non mi abbattete tanto, schifosi. Oh.
Merda. Volevo provare a vendicarmi invece. Che palle. Ma non mi arrenderò, eh. Mi tocca fuggire. No. Non sarà questa sconfitta, anzi queste sconfitte, a distruggermi. Dalle sconfitte nasce la vittoria. Il terreno per la vittoria. Non so da dove l'ho presa questa. Adesso dalla neve abbagliante. Cosa credete di fare? Non mi batterete per la terza volta. Schifosi che avete lanciato questa roba. Le vostre lance. Diventerete i miei prigionieri voi. Dopo vedrete cosa vi faccio. Tanto siete nel territorio del terrorista artico. Qui gioco in casa. Ho il fattore casa. Dai. Avanza. Muori. Muori. Tu che hai lanciato sta roba. E voi. Dato sono salito di livello. Le sconfitte nasce la vittoria. Prima o poi. Te, forever alone, vieni qua. No, niente prigionieri. Devi morire tutti. Ultimi. Ecco, le mie truppe. Non le lascio mai sole. Vediamo un po' l'arco qua, incurvato. E ora promuoviamo i soldati, le reclute e soldati. Quanto oro? No, boh, non posso ancora. Almeno ora ho anche i soldati. Bene. Direi che per oggi può bastare. Alla prossima. Ciao.